Ah, è la mamma di Eris. Oh, posso. Non c'ha HP, non c'è niente, Zack. Sì, un altro slot a parte voglio. Elmira. Eccola. Elmira. Zack, scusate. E Aris va? Ueni. Porca troia. Non me l'aspettavo il cambio di scena adesso. Non me l'aspettavo proprio. C'è anche Cloud. あの家は神羅が見張ってる。何度か見に行ったんだ。もういないよ。向こうもそれどころじゃないんだろうね。でもあんたじゃ世話できないだろ。いや、そんなことないって。俺ずっとクラウドの。できてないよ。見てごらんよ、エアリスの肌。カサカサじゃないか。それにこの汚れ。 Però sembra che respiri. Sì, sta respirando Eris. Kurumaisu借りてきたよ。エアリスを乗せて、クラウドはあんたがおぶって。 Però Cloud non si è svegliato. Vedi la materia dove là ha tutti i ricordi, tutte le robe. Quello che non c'ha più la nostra Eris, che ha la materia trasparente. Che poi ora che ci faccio caso, a me sembra che questa materia sia appunto, diciamo, la speranza sancta tramutata come speranza, perché Eris alla fine del remake l'ha utilizzata per cambiare il destino. È la materia che ha utilizzato praticamente Eris per contrastare i Numen. Perché il portale bianco che si è aperto alla fine del remake è stato fatto grazie a questa materia. Quindi lei ha sacrificato già se stessa. Perché dentro quella materia c'erano i suoi ricordi, c'era tutto. Quindi lei già si è sacrificata e ancora non lo sa. Mentre invece questa Eris ancora non ha fatto il sacrificio. Perché in questo momento non è in grado di intendere. Ah, ok, è già finito? Minchia. Che tra l'altro il cielo è diverso, visto com'era. Da che parte è Midgar? Visto lei è come se sentisse. Minchia, è stata troppo fugace, è stata. Quest'interazione di Zack è stata troppo. Madonna, mi stavo esaltando, invece niente di particolare. Però credo di iniziare a unire i fili. Eris ha utilizzato la materia per sconfiggere i Numen nel remake. Ecco perché adesso la sua materia è trasparente, è vuota.
Rimane però semplicemente il fatto di capire come mai lei nel remake fosse palesemente onnisciente e ora invece lei non ha più questa abilità, perché non sono più successi episodi di onniscienza. E potrebbe essere la materia stessa che le dava appunto quella possibilità tramite, non lo so, la conoscenza del pianeta o qualcosa del genere, semplicemente perché lei è un'antica. Quindi lei già si è sacrificata, praticamente Eris si è già sacrificata utilizzando la materia per cambiare il... a meno, per quello che ha detto lei, per cambiare il futuro. Io ne ho trovate due. Però vedi, ci sono tanti pezzetti. Ci sono tanti pezzi del puzzle che ora stanno iniziando, non dico a prendere forma o comunque a incastrarsi nel disegno totale, però mi stanno permettendo di pensare in modo diverso, mi stanno permettendo di pensare in maniera particolare. Guarda che bello. Ma che figata. I miei fratelli. La sorella di Sono. Il colonnello Lodbrok. Tre disertori ex soldier. Quindi sono Matt, Lucia e Glenn. で、暫定政府が誕生したの。革命か。夜じゃねえか。どうして暫定政府なの？本当の政府は、シンラとの戦いが終わってから、国民全員で選ぶものだからって。だからね、私たちは暫定が取れるように頑張ってるわけ。 Pazzesca sta questa introduzione, pazzesca. Quindi il Wutai non è come si pensava, il Wutai è diviso. Ci sono ovviamente quelli che erano d'accordo con Rufus, quindi diciamo i pezzi da 90 che erano appunto d'accordo con Rufus, ma Glenn faceva parte di quelli, perché Glenn ha parlato chiaramente con Rufus dicendogli appunto che la guerra doveva continuare, eccetera eccetera. Sta cosa è particolare. Vai, buttiamo. Vai, cadi. Oh, 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 oh. Oh. E anch'io
Anch'io l'ho detta questa cosa. Che potrebbe essere tutto un sogno. Sì. È un'altra delle strade che effettivamente stavo percorrendo. Che tutto... Che diciamo che questa storia, ovvero la storia del set originale, in realtà sia tutta quanta un sogno. Senza considerare il fatto che io ho anche detto che Cloud nella linea temporale di Zack addirittura si unisca alla Reunion, perché c'è la scena di Cloud col cappuccio che si mette a fare anche lui in Reunion. E infatti secondo me Cloud potrebbe non svegliarsi dal Mako e diventare uno dei mantelli neri. Oh porca troia, la Sapphire? La weapon. La Sapphire. Weapon-chan, l'hai chiamata Weapon-chan. Madonna, ci sarà, secondo me ci sarà un bel plot twist, ci sarà un bel colpo di scena. Allora, intanto sappiamo che praticamente il governo di Wutai in questo momento è governato da Glenn, Matt e Lucia. Allora, perché ci sono tre ex soldier e che adesso praticamente hanno... E vedi, e succederà, io l'ho detto, succederà dopo gli avvenimenti di First Soldier. Dopo quello che succederà a Rosen e tutto quello che è successo ai Radoriani, loro non ci stanno più. Cioè Glenn, Matt e Lucia non ci stanno più. Sephiroth invece va avanti perché lui è programmato per andare avanti e quindi sicuramente si separeranno le strade tra Young Sephiroth e ovviamente Glenn e tutti quanti. Si separeranno le strade. Si separeranno le strade e sarà così. Quindi tutti e tre... Allora, se tutti e tre sono ancora vivi... Perché, allora, Yuffie ha detto che comunque il governo era stato preso appunto dal... Diciamo dal... cioè da Glenn, dal generale Glenn... Perché se Lucia è ancora viva,
non è la mamma di Yuffie. Perché tecnicamente anche nella storia originale la mamma di Yuffie era morta. E io infatti avevo supposto che Lucia appunto aveva disertato insieme a Glenn e Matt dalla Shinra, si erano praticamente trasferiti a Wutai, avesse in un qualche modo cambiato nome, si sposò successivamente con Kisaragi e avevano dato alla luce Yuffie. E poi per un motivo X Y Lucia o è stata presa, è stata catturata e quindi di conseguenza poi è stata giustiziata o comunque quello che è, perché comunque disertrice, traditrice, tutto quello che vuoi. Matt invece non so effettivamente dove collocarlo, perché Matt non ho idea di dove inserirlo, perché non abbiamo dei collegamenti. Però sei ancora viva, anche perché Yuffie a quest'ora l'avrebbe detto. Mia madre invece non l'ha detto, ha detto, a meno che non sa chi sia sua madre, ma... sì, questo è dove c'era poi il nido. Quindi hanno reso... Oddio! Quindi hanno reso il Monte Corel praticamente un dungeon vero e proprio. Guarda, anche Cloud. Giustamente il richiamo ce l'ha anche Cloud. Quindi ora Cloud per ora non è nel party. Ah, addirittura comando Yuffie. Con triangolo può lanciare lo shuriken per distruggere le casse Shira più lontano. Quindi cambio del leader, cambio della guardia. Ma che parti ho al momento? Aspetta, perché... Ok. E tra l'altro questi anche con Barrett si potrebbero fare, perché solo che invece abbiamo lei come leader, quindi vediamo se lei, ma non credo perché sono non c'è, quindi lei avrei lo stesso. Yuffie combatte usando lo shuriken, sì lo so come funziona Yuffie. È figo però lo stile di combattimento di Yuffie, mi piace un sacco. Mi piace tanto lo stile di combattimento di Yuffie. Peccato che non posso fare le strategie sinergiche come era con Sonon. Là era ancora più OP. Hanno reso tutto il Monte Corel come un vero e proprio dungeon. Figata.
Ecco, ora dobbiamo attivare la leva. Lì c'è una cassa per un'arma che è molto probabilmente di Yuffie a sto punto. Ora puoi usare il rampino. Cerca un punto adatto per agganciarlo con le due e procedi con il salto. Ah, vedi, ci sono gli indicatori. No, vabbè. Pure la meccanica del rampino. E infatti, serpi gemelli. Comunque le armi si trovano, diciamo, abbastanza facilmente nel gioco. Io ero convinto ci sarebbero state armi craftabili comunque. Certo, è anche vero che potrebbe essere che magari le armi finali poi si craftano. E io sono abbastanza convinto che le armi finali si crafteranno. Ti lasci correre lo shuriken e poi attacchi da lontano. Carichi subito la barra TB perché Yuffie la carica subito, che è un mostro. Ok, abilità dell'arma appresa. Vediamo se qui c'è qualcosa, perché sicuramente dobbiamo salire la scala, però. Ah, vedi, lì c'è il rampino. Lì c'è un forziere. Vabbè, però mi sa che là ci arriveremo dopo. Quindi sì, dobbiamo salire praticamente da qua. Carina anche la cosa del rampino. Hanno messo una cosa in più, una cosa nuova. Ah no, e allora sì, è giusto, dobbiamo andare di là. Vedi, perché qua c'è l'ascensore, però giustamente non funziona perché lo dobbiamo attivare. Ah, ma posso decidere dove atterrare. Allora, da là non si ci può atterrare, quindi devo andare qua. Scusa, e l'altro rampino? Ah, ma qua ce n'è un altro. Ah, ma aspetta, ma... Scusami, ma posso fare... Ah, ecco, vedi? Posso arrampicarmi da là così. Ecco. Non ce ne sono. Ah, guarda, oddio. Non ce ne sono materie. È vero, effettivamente dovremmo fargli trovare una materia giusto per farla contenta, per dire: ah, stai zitta, però. Oh no!
Devo attaccare due nemici, quindi... Allora, qua lo sblocchiamo. Salve. Bello quello, ok. Già posto. Scusa, e da qua quindi non ci possiamo andare per andare da quel lato? Ah no, dobbiamo salire da sopra. Sì, ho capito, la teleferica come quelle che c'erano sulla mappa di Costa del Sol. Impazzito Barrett. Losha, guarda. Oh, ah no, minchia, mi sembrava una materia invece, no. Che miseria. Ah, ok, c'è l'impedimento. Vabbè, questo effettivamente, per chi non ha giocato Intergrade, è praticamente tutto nuovo. Ok. Perché ho l'impressione di aver fatto una cazzata? No, forse no. Ok, abilità dell'arma appresa. Almeno. Perché c'è una panchina? Mi sa che qua c'è un bel bossiciattolo. Un altro bossiciattolo. Perché ho visto una bella, un bello spiazzale lì. Qui è bloccato. Dai, ma così ci passa. Vabbè, fatto apposta. No, sono sceso. Dove cazzo sono sceso? Ah, sono ritornato. No, aspetta, ma qui sono da un'altra parte.
Cioè, che cazzo di mappa hanno fatto per il Monte Core? È incredibile. Un Kokaritos? Un Kokatoris, anzi, l'hanno chiamato. Ricordo a memoria tutti i nomi. Ah, possibilmente ora da qua posso attivare l'ascensore, mi sa, vero? Che così. Ah no, ho attivato la scala. E là sotto effettivamente allora si scende per l'altro lato. Minchia. È diventato Tarzan. Ah, mi serviva solo per questo? Beh, oddio, ci sta. Ok, quindi possiamo scendere. Stronzi, perché mettono pietra. Bello il gameplay di Yuffie. Effettivamente Yuffie mi sa che è una che devo tenere in party. Probabilmente anche più di Tifa. E devo dirlo a malincuore. No, dove sta andando? Già pure il giro. Pure il giro con con lo spostamento dell'ondulazione. Oh. Ciao Matteo, niente, stiamo facendo il
il Monte Corel. Siamo in direzione Gold Saucer, ma vediamo, vediamo. Perché qui ci sono stati diversi spunti di conversazione che, se ricapiteranno, ovviamente ne discuteremo. Allora, aspetta, ma l'ascensore, quindi quale, ho attivato questo? Sì, ho attivato questo. Ma c'era qualcosa? Ah, vedi. Sì, apprezzo molto questa cosa. Anche io l'apprezzo tanto. Che ti fanno cambiare... Ah, minchia, un'arma qua c'era. Che ti fanno cambiare il gameplay. E quindi perché? Per Barrett, forse? E infatti. Hanno reso le mappe, diciamo, un po' più dinamiche. Hanno comunque ampliato anche gli spazi di esplorazione. E non li hanno ridotti ai minimi termini. Perché comunque sì, sono, diciamo, dei corridoi anche questi, ma... Sono comunque dei corridoi che, come potete notare, hanno anche diversi piani. Hanno diversi livelli di interazione con il gioco. Ah, ma qui siamo ritornati. Guarda dove siamo ritornati. Cosa che nel 16 non c'era. Nel 16 la mappa era completamente lineare. E andavi da un luogo all'altro. E... Ah, c'è una materia là. E delle volte diventava proprio noioso anche. Ah, ma io devo fare però con Barrett l'abilità sua. Anche Barrett è bellino da utilizzare. Guarda che buio qua. Abilità dell'arma appresa. Ok, pop. Così la prendiamo subito l'abilità. Ora, ora, ora! Lo scopriremo, probabilmente lo scopriremo col prossimo capitolo della saga. Ah, ecco, vedi, qui c'è l'altro ascensore. Comunque sì, qui lavoro veramente incredibile. Lavoro veramente incredibile. Ah, ma là c'era una materia, vero? Non l'ho recuperata.
Devo tornare indietro, devo recuperare quella materia. Tempo sto sfasciando tutto. Vai, vai, gira. Ok. Leva con un calcio? Minchia, quanto li odio i Pyros, madonna. Fortuna che Lars Bully funziona bene. Ecco, brava, siediti. Goditi il tuo meritato riposo. Il riposo della guerriera. Ecco, ora possiamo scendere sotto con l'ascensore. E c'era la materia che dobbiamo recuperare, finalmente. Sì, sì, aspetta un secondo. Prima scendiamo. Barrett che mi guarda tipo, che cazzo stai facendo? Però aspetta, dov'era la materia? Era dove c'erano i due tacchini. Quindi là sotto. Oh no, sono respawnati. Però effettivamente sono belli i gameplay di... Sono belli i gameplay di quasi tutti. Anche Tifa è bellina da usare. Anche lei con la fanfara. Materia combattiva. Ok, ora possiamo prendere The Elevator. Tra l'altro 84 metri ancora verso su. Madonna mia.
Cioè ancora manca un po'. Sì, ma in tutto ciò... Ah, guarda, qua c'era la porta. Non l'avevo visto. Oddio. Questa è la parte della dove posso... No, l'hanno messo la stessa roba del nido. Solo che qui l'hanno fatta obbligatoria come boss fight. Dove poi c'è il nido, dove puoi lasciare stare gli uccellini oppure prendere le piume di Fenice, tipo. Entra in tensione cadendo a terra dove sei stato attaccato a mezz'aria e una volta a suolo si è colpito con il tornado potenziato tramite gli attacchi elementali magici. Addirittura. Stress. Ma no, pensavo di averla parata. Ecco qua. Prima fase. Ehi.
Ah, lo devo tirare, mi sa, verso il tornado, vero? No, ok, è finito. Immune, come immune? Ah, è diventato immune al fuoco, mi sa. Ma oh, cazzo fai? Mica mi ci sono buttato addosso come un cretino. Vedi, immunità, sì. Quindi ora tu che hai la cosa fiammante, non va bene. Cazzo di hitbox ho? Sapevo che mi prendeva. Barrett è troppo lento. Madonna mia. Giustamente lui è immune. Porca troia. Pietrificato Barrett.
Questa tra l'altro nel gioco originale era una cosa extra, non era una cosa obbligatoria. Ovvero il nido... Cioè era un incontro casuale che però era forzato. Nel senso che se tu poi disturbavi il nido di uccelli apparivano praticamente i genitori e tu li dovevi combattere. Però in compenso guadagnavi 10 piume di fenice o code di fenice. Una cosa del genere. Oddio. È il pirata. Non sembra un po' Cloud. Tutto Cloud. Claudino. Ah, che è la parte quella dove si spaccano le casse con Yuffie. Questa ce l'ha nel trailer con i carrelli. Madonna quante robe hanno fatto vedere nei trailer effettivamente. Ah. Tutti gli uccelli somigliano a Cloud. Comunichiamo. Ah no, prima abbassa il ponte. Pensavo di poter comunicare dicendo ehi. Tutti gli uccelli sono di Cloud praticamente. Madonna mia. Fatta volare. Madonna, guarda il bicipite di Barrett. Cioè, il bicipite di Barrett è grosso quanto la mia testa. È letteralmente grosso quanto la mia testa. E ora cambio parti perché giustamente è come nel remake questo, no? Nel laboratorio di Hojo, che c'erano i due team e praticamente